evento, questa è la Pasquetta 2009, piani saltati o in parte e la gente si è riversata in città. Gruppi di turisti, ma anche salentini, hanno preferito fare un tuffo tra le bellezze barocche del capoluogo di provincia, chiese assalite, ma anche mercatini dell'antiquariato. Ci siamo semplicemente spostati dal nostro paese, noi veniamo dalla provincia di Taranto, è giusto per farci una passeggiata, quindi è per ammirare le bellezze di Lecce. La pioggia ci ha un poco spiazzati, praticamente avevamo intenzione di far vedere le bellezze di Lecce ai nostri compaesani, ai nostri parenti che stanno in Belgio, loro vengono dal Belgio e intanto il Padre Eterno oggi un pochettino è un po'... Col tempo siamo un pochettino male, ma non fa niente, ci abituiamo. Un po' di chiese l'avete visitate però? Ci stiamo visitando, adesso andiamo dal Coso Celeste, ci ha detto Santa Croce, Celestino. Croce. Da Napoli. Da Napoli a Lecce quindi, peccato per la pioggia. Siamo venuti per il periodo pasquale. E che cosa avete visto di Lecce? La Duomo, la Piazza Duomo e la Piazza Oronzo, ma stiamo venendo alla Santa Croce. Bellissima, magnifico, sì. Il Duomo abbiamo visto e adesso facciamo un giro veloce perché dobbiamo andare ad Otranto. Ho capito poco, diverse, altre zone in Italia, diverse, molto diverse. Insieme tutta cultura e architettura barocca, altre. C'è anche chi, nonostante il tempo, zaino in spalla, o meglio, teglie in macchina piene di ogni ben di Dio, non ha voluto proprio rinunciare alla tradizionale pasquetta, quella in pineta, attrezzandosi a dovere. Stanno in macchina le cose da mangiare, focaccia, rusticone, il dolce, pezzi di pollo panati, l'insalata, tutte quelle cose. Tutte le altre cose stanno qua. Come può vedere abbiamo portato asciugamani, tende, qualche ombrello giusto perché si aspettava la pioggia. E ci siamo accampati un po' così, alla buona diciamo, però basta che si passa un po' il giorno assieme, non sai, anche se il tempo non promette, va bene infatti. C'è poi un rito che si rinnova ogni anno di Pasquetta ed è quello del passaggio nella pietra di San Vito a Calimera, che raccoglie sempre numerosi fedeli. Per ottenere benefici divini, uomini e donne devono attraversarlo e tutti, diverse corporature, vi riescono. È il foro sacro dell'amore, vincolato alla cerimonia propiziatrice della fecondità. Come l'ha scoperta, signore? Casualmente leggendo il libro del Salento, per trovare appunto le bellezze di questa terra. Casualmente leggendo Calimera ho visto cosa ci potevo trovare. Oggi la Pasquetta, ne ho approfittato, abbiamo girato, abbiamo chiesto un po' in giro, abbiamo trovato la cappella. Purtroppo molte volte la nostra terra non si conosce abbastanza.